Buongiorno a tutti, ben ritrovati, questo è il primo appuntamento con gli incontri con la lettura. Direi che iniziamo la nostra stagione di incontri davvero ragazzi. Siamo orgogliosi e ringrazio innanzitutto la Homo Scrivens e anche i Books Mondadori che ci sostengono in questa avventura ogni anno sempre più impegnativa, più importante e con maggiore senso di responsabilità, perché portiamo proprio di viso gli autori ad incontrare il pubblico. E questa mattina ospitiamo Nello Maraggio, ora vogliamo un applauso, con le sue macchine gialle. E' un avviso per tutti voi, lettore avvisato, mezzo assassinato. E il perché magari adesso ce lo racconta proprio l'editore. Buona mattina a tutti e buona rassegna di incontri con la lettura da parte del Teatro di Ara. Prego, Aldo. Grazie a tutti. Grazie alla famiglia Mirra che ci accoglie ogni volta con grande affetto, grazie a Mux che ci sorregge in questa iniziativa. Io mi vado a sedere e iniziamo a raccontarvi un autore e un libro, Nello Maraggio, pagine gialle. Buongiorno, aspetto, No, volevo solo dire, sto ora in contatto con Francesco Pallantoni, che ieri sera, come tutti già sapete, stava a Roma facendo dare il quale show, però sta venendo e quindi sta sottenendo in mano. Anche questa del microfono, naturalmente una gag, bravo, allora, grazie a tutti, lasciamo la seconda ruota, così appena Francesco ci raggiungerà. Poi daremo anche a lui la parola, ma iniziando una foto vostra. E io dovrei moderare lui, non so se è chiaro il discorso. Allora, manda la foto. Avete sorriso tutti, mi raccomando, non ci fate la brutta più. Allora, Nello, parliamo di questo libro, questa nuova fatica o nuovo divertimento letterario. Lo faccio qui. È un libro importante che tra l'altro viene pubblicato in seguito anche ad una notizia che ha fatto piacere a tutti quanti noi, anche all'ambiente della scrittura napoletana. Infatti poco prima della pubblicazione di questo libro c'è arrivata la notizia della vittoria del più importante premio di scrittura umoristica italiana, il premio Troisi. Quindi davvero complimenti, una grandissima soddisfazione che si unisce ai già tanti riconoscimenti, il premio Ruffolo, il premio cui siamo molto legati, perché il premio Ruffolo ha significato per noi, il premio Chandon. Ecco, credo che in questi anni ci sia stata anche un'evoluzione della tua scrittura. Se penso al primo libro, Il mio segnale scatenato l'infermo, una vita da disabile, l'aspetto umoristico era davvero, come dire, centrale. È la tua storia, la tua vita, pur raccontata con grande leggerezza, grande divertimento, c'era anche una certa di parete di alcune tue battute. Col tempo, e già con una lunghissima giornata di merda, noi abbiamo avuto della battuta e al servizio della storia. Sempre in più tu hai provato divertimento e fatto provare questo divertimento nel raccontare delle favole moderne, in cui si scherza anche un po' con i tic e gli inizi del quotidiano. Da qui un libro, a mio avviso, straordinario, il capitolo di Rocco Gioioso, reso ancora più brillante dalla presenza del sindaco e Aldo Brignano, quindi non ti sei fatto mancare nulla. E in quel caso indagare sul mercatino e sul mondo che poi si nasconde dietro questi stand, che poi un'esperienza un po' che abbiamo vissuto da una parte e dall'altra. Con pagine gialle hai portato il tuo bisturi all'interno di un genere letterario, quello del giallo, del poliziesco, che è anche molto in voga, no? E allora ecco, innanzitutto ti chiederei com'è nata l'idea. Noi abbiamo la sensazione davvero, lo scrivi, che ci sia una sorta di carica dei commissari. Mi ricordo una pagina del Venerdì di Repubblica di qualche anno fa che si intitolava
più o meno così. E tu metti in evidenza anche alcuni aspetti come il narcisismo del commissario, un po' si modello che entra in scena, che è l'attenzione, eccetera. Ecco, quanti ricordi i momenti in cui è nata l'idea di scrivere una serie di racconti come questa? Allora, innanzitutto grazie a tutti voi per stare qua, perché in questo periodo dove diciamo, abbiamo fatto altre presentazioni, avere tante persone in una cornice così prestigiosa come il Teatro Bianco, veramente insomma, io sono molto contento. C'ho un po' diciamo l'angolo al cuore perché aspetto Francesco, che tra l'altro Francesco ha insistito lui per venire a fare. Io non arrivo con la tua insistenza, no, che ha voluto dire, ma altre cose già venuto ad altri appuntamenti. Quindi ringrazio, tra altre cose mi trovate anche dei parenti, dei vicini, quando si parla di storia della famiglia, che in quel libro là, nel primo libro, a mio segnale scatenato l'inferno, io racconto molto, cioè quasi tutto del mio passato. Però io voglio parlare un attimo di quest'uomo e anche della musica, cioè nel senso che noi, io vengo dal cabaret, scrivo per il cabaret da 30 anni, forse qualcuno avrà visto noi, la Telecarnevali con Italia, l'ultimo con Peppe, e sto andando avanti. Per me affrontare la comicità in un libro per me rappresentava un punto diciamo, quasi inarrivabile, perché ancora oggi, quando qualcuno fa una disamina sui libri che scrivo, l'ultimo è arrivato da Carlo De Cesare, che per chi lo conosce è uno dei recensori più, diciamo, orbiti che ha avuto la RAI fine qualche anno fa, mi ha fatto una recensione, già Anna Copertino sta qua, e ha fatto una recensione di questo libro veramente insomma lusinghiera per quanto mi riguarda. Quindi per me arrivare a scrivere un libro era per me un punto d'arrivo. Un punto d'arrivo che mi è stato, io lo cito sempre, mi è stato agevolato da Lucio Russo, devo fare un applauso alla memoria di Lucio. Però è pure vero che ci sta un editore, ci sta uno che ha la capa che tiene Aldo Murignano, che prega di fare un editing e rende il libro diciamo fluibile. È vero che gli autori hanno delle idee, possono avere delle cose, però chi veramente poi ti manda il libro in stampa in maniera tale che non ci stanno errori, che sia fluido, che abbia un ritmo, insomma, sono loro. Che io non lo faccio mai tenere dietro per le lunghe, perché tra altre cose sto continuando a scrivere, quindi io lo devo tenere anche a buono, perché poi mi devo fare per il prossimo libro. Saluto pure la moglie di sta qua, se facciamo un applauso a lei, saluto anche la moglie, saluto chi mi accompagna, che mi accompagna. Poi tra l'altro ci sono anche diversi autori, amici di Homo Scrivens, ringraziamento per questa partecipazione, e Donatella De Tora che mi aiuta in questo lavoro così difficile, quindi grazie. Questa te l'ha detto, io non l'avevo detto. Lei. Ah, sei tu, ciao. Ci vediamo, come editrice ogni tanto, ma fuori contesto. E non mi ricordo che lei, tu, allora pure lei è super responsabile. È responsabile come, insomma, quindi grazie a tutti i gruppi di Homo Sapiens. Anche per allungare un po' la cosa, grazie. Ma stai troppo, ma parliamo di te, cioè questo è soprattutto perché, ovviamente, la prima Francesca si prende la scena. Come diciamo, io quando incomincio a scrivere un libro, parte sempre da un'idea, almeno fino adesso, perché adesso sul consiglio su questo scrivendo un'altra cosa, però fino adesso io partivo sempre da un format, da un contenitore nel quale io mi potessi muovere, diciamo, agilmente. L'altra volta abbiamo fatto un incontro con Pino Imperatore, c'era anche Paquito che saluta, non stava per adesso era Paquito, che lui, diciamo, abbiamo fatto un bel incontro a San Giorgio, e lui diceva che nei suoi libri lui ci teneva che non ci fosse manco una battuta, e che lui il libro facesse ridere per altre cose, che Pino Imperatore è un autore che si conosce tutto quanto, quindi così. Invece io gli andai incontro tendenze dicendo no, invece nei miei libri ci sono quando più battute possibile, nel senso che io quando lo scrivo faccio tre passate come i vittori, nel senso faccio una prima passata nel quale ecco faccio, metto tutto anche in maniera molto anche disordinata così. Poi ci ritorno e poi l'ultima passata che lui la fa, perché lo sa, perché poi nelle ultime giornate ci mettiamo quanto più umorismo possibile,
Quindi io, facendo l'autore anche di, cioè, sostanzialmente di Cavalieri, e fiutando in giro, io scrivo sempre sull'attualità, scrivo sempre delle cose dell'attualità, perché secondo me un autore, io rifugio, rifuggo, dall'autore, almeno per me, dall'autore che va sul conduzzolo della montagna per trovare l'ispirazione, no, a me le migliori ispirazioni mi sono venute nel traffico, mi sono venute nel casino più totale, con mio nipote che mi dava addosso, tante cose mio nipote, quella cosa che sta scritto qua, che io insegno a fare gli scacchi, cioè che poi tutti incontrate, lui che insegna a me, è una cosa che faccio più lungo. Quindi tu sei per traffico, quindi io mi vengono degli spunti che poi sono degli spunti che tu la mattina mi dici ma secondo te vanno bene, poi se il giorno dopo vedi che ci sta ancora qualcosa dentro di questa cosa che li fai come il ragù, li metti là a controllare il treno, per quanto riguarda i commissari, sì, fiumando un po' nell'aria vedevo che effettivamente ovunque vada tu nelle librerie oppure in televisione, ho pensato a parlare del commissario Ricciardi, la colonna della testa nostra, quindi non in... ce ne stanno effettivamente molti. Infatti anche Carlo De Cesare ha detto, molti commissari che sono passati dalla sua recensione sono rimasti negli armati, perché io ho pensato, ci sono tanti commissari, se anche io scrivo e invento un commissario, ma chi, cioè, chi mi pensa? Poi avrei detto altre cose, chi mi pensa a fare questa cosa? Ho pensato che io volevo scriverne 12 commissari, perché poi volevo fare un gioco cabarettistico su quella scorcatozzina e su queste cose qua. Però ho visto che il libro era già abbastanza voluminoso e doveva costare 50 euro se facevo tutte le 12. No, ma tra l'altro voluminoso perché per ogni commissario, al di là della parte umoristica, c'era una storia, un impianto giallo rigoroso, cioè l'indagine c'è, non c'è soltanto, come dire, la parodia dei commissari. Sono commissari però abbastanza modesti, una cosa diretta di Gianluca Casino, che è un grande professore, quando abbiamo fatto la presentazione là, lui mi fece tutta una serie di riferimenti sui di giallisti americani, che io devo dire sinceramente conoscevo. E lui mi chiese, ma tu qual è il tuo riferimento? Io dissi il tenente Colombo, che è stato d'accordo, però è anche lui, non li vedo, ho visto tutti i libri. Tutti i commissari, ho visto tutte le puntate del tenente Colombo che mi affascina. Quindi quando mi sono messo, metto un solo commissario, non sono finito nessuno. E ne ho messi 7, perché 7 commissari, dici ma chi si può fare a 7 commissari? E ci ho messo 8 mesi alla fine. E tra altre cose, io prima di iniziare, dato che ci sta sempre uno dietro le due, io mi confronto con lui. Se lui ti diceva annanza, io vado avanti. Quando gli mandai il primo commissario, che sarebbe occhi di c'è tanto, me lo devi dire tu se devi andare avanti. Me lo ricordo bene. E tu cosa? Tra l'altro Occhi Pinti, che è anche il primo commissario che compare in scena, ha un esordio esplosivo, perché oltre ovviamente ai commissari, come avremo modo di vedere, si scherza anche sui suoi attendenti, sottoposti. E questo Farina, che lavora con Occhi Pinti, è un personaggio forse più divertente. Occhi Pinti entra in scena prendendo nel caffè da una tazzina, ma in realtà è un bicchiere di plastica di basso costo, fa cadere il caffè per sottrarsi a questo fiume nerastro, prende involontariamente la pistola, fa esplodere un colpo di pistola, benvenuti in pagine gialle da e poi però appunto c'è una storia su cui siamo tornati più volte, molto molto a tempo. Io vorrei salutare, visto che hai citato prima il commissario Ricciardi, naturalmente non è presente, ma il suo autore, Maurizio De Giovanni. Pure qua ci sta, volevo dire questa cosa, però con Maurizio ci siamo chiariti. Quando lui mi ha dato la quarta di copertina, dopo 2 giorni gli è venuto l'infarto. Però ve l'ho detto anche tu, io non c'entro niente, cioè nel senso non è un po', cioè, non mi voglio sentire responsabile, chi sta letto libro e se è venuto l'infarto a me si sta bene. Anzi, facciamoci un applauso. Ti sarei guadagnata l'imperitura stima di Serena, mia moglie, già citata, perché lei le conosce tutte a memoria le puntate del tenente Colombo. Lei è una giallista vera, quindi il riferimento non fa piacere. Allora, io voglio leggere il testo che Maurizio ci ha lasciato per la quarta
di copertina, perché quando ha letto questo testo, all'inizio, appunto, scherzando, si è preoccupato, perché il giallo, quello qua, un genere che funziona, se ora entra a Marano ci spazza via tutti, no? Ovviamente si scherza, però insomma è un bel omaggio. Ve la leggo. Attenzione, vi scongiuro, non leggete questo libro. Anzi, cercate di dissuadere tutti quelli che vedrete con il volume in mano, incerti se comprarlo o leggerlo a scoppio in libreria. Nascondete le copie, fatele sparire, per gli amici di Mux, questa è la richiesta di Maurizio. Siamo in tanti ad averci messo anni a convincere i lettori che il crimine è una cosa seria, che fa paura e deve terrorizzare. Se leggono queste dannate pagine di quella spia di Malaggio, scoprono che può far sbellicare dalle risate. Non si ha mai. Ma è la prima volta che dico non prendetelo sul serio, non ascoltate la polizia. Però è riuscita ad entrare nel, diciamo, nel mood del libro, perché è un grande, lo sappiamo tutti quanti. Allora, io vorrei farvi ascoltare un brano tratto da Pagine Gialle, così entriamo un po' anche nel clima. C'è il Partito Catanzaro, applauso al Partito Catanzaro. Cazzo, cazzo, cazzo. Il commissario Ivano Chivigli utilizzò quasi per intero tutta la sua dotazione giornaliera di parolacce quando, prendendo il grosso bicchiere di carta col caffè americano caldo che uno dei suoi agenti, l'attendente Farina, gli aveva appena portato appoggiato sulla scrivania, il fondo dello stesso bicchiere si staccò dal resto e fece inondare di liquido nero buona parte della scrivania stessa. Cazzo, cazzo, Farina! Continuò a dire a voce alta mentre in fretta e con dei fazzolettini tentava, senza riuscirci, di arginare quell'onda di caffè che cominciò a macchiare tutto quello che trovava nella sua corsa. In più, un rivolo subdolo di quello stesso liquido nero prese a viaggiare vigliaccamente nella direzione della cassettiera, ne inondò il primo cassetto chiuso. Scusa, Francesco Volantone. Lui, la cosa bella sua è che noi sappiamo è impegnatissimo e quindi lui è venuto a stamattina, pure perché lui ha, diciamo, un mi deve ripagare di certe cose, perché lui quando è stato il disabile per qualche mese, esatto. Io gli ho fatto da tutto il mio io sono, mi sono rivolto a un professionista perché sono io il disabile dilettante. E quando Rizzo veniva da noi al teatro di Rizzo, Rizzo picava. Insomma, tu non sei proprio zoppicato. Non c'è, perché non sei zoppicato. Tra l'altro non ero in grado, non sapevo che tu stai bene. E io ho insegnato tutte queste cose qua. Lui è stato un attento, hai cercato di fare come professore. Sì, ho imparato una faccetta, ma invece c'è tu sei proprio un maestro di una sapella, quindi allora, lasciamo continuare, diciamo quello che... In più, un rivolo subdolo di quello stesso liquido nero prese a viaggiare vigliaccamente nella direzione della cassettiera, ne inondò il primo cassetto chiuso e stava per cadere a pioggia, anche sulla pistola del commissario che la rimaneva lì per abitudine. Intuendo quello che poteva succedere alla sua arma e per tentare di evitarlo, Chivigli tirò a sé in un sol colpo quel cassetto, facendolo prima uscire dai binari e poi piombare direttamente sul suo piede sinistro, e nello stesso momento facendo precipitare con violenza a terra la sua pistola, dalla quale partì un colpo che nella stanza chiusa provocò un boato fortissimo. Beh, che cazzo! Esclamò a voce ancora più alta mentre quasi piangeva da male per la cassettata sul piede. Urlò tantissimo.
probabilmente l'agente Farina mi la porta con la pistola sguainata. Commissario, che è successo? Chi ha sparato? Nessuno, abbassa quell'arma, cretino. È partito un colpo mentre pulivo la scrivania. E che l'ho pulivata con la pistola? Ma sei scemo? Secondo te io pulivo la scrivania con la pistola? Ma l'ha detto lei? Ma no, ma che cazzo, il bicchiere che mi hai dato? Guarda qua, si è aperto, c'è il caffè ovunque. Commissario, ne ho comprati ieri in merceria, una confezione da 50, e buttali subito tutti e 49 rimasti. A momenti mi facevi ammazzare da solo. Mi dispiace, disse Farina mentre gli dava una mano a pulire. Le porto un altro caffè americano. Sì, ma in un bicchiere italiano però. Di vetro. Grazie. Molto bravo, assolutamente. Allora, entrare nei punti del romanzo. Io ho detto delle cose, non tutto, non tutto, però mi è piaciuto Martinelli. E mi è piaciuto Martinelli. E io quello ti volevo chiedere, se pensi di mettere in scena televisivamente questi racconti, io non voglio pensare con questo no. Secondo me tu sei stato un scrittore, ma molto furioso, però può fare un suo quadro. No, no, ma quando, però sì, almeno uno vuole fare. Scegli il quadro. Grazie, grazie, speriamo. No, erano noi. Io innanzitutto dare un benvenuto a Francesco Palantoni, no? Certo, vi fa male. Sono molto radice di musica. Tra l'altro ecco, ci troviamo in questo teatro storico in cui c'è stata tra le altre cose l'ultima rappresentazione di Marcello Mastroianni, come dico lui, che ha fatto davvero e fa la storia della comicità del teatro romano, quindi avere uno dei grandi maestri della scena napoletana è davvero un onore. E allora è molto in ansia per il nome del teatro romano, siamo tante volte le fuori in mano, però adesso se viene ringiovanita, guarda, ti devo dire la verità, ieri sera quando ti ho mandato il messaggio ho temuto di non riuscire perché ero molto stanco, era molto tardi dopo il programma, la gente fa che non ce la faccio, ma la mattina, così stamattina mi è venuto, capito, il... Parliamo del libro con la allora, sì, già ci hai anticipato qualcosa, ecco, come lo vedi Gianno Muristico alla Bello Arancio? Ma benissimo, io lo conoscevo in quanto autore ironico e autoironico per le sue storie, del suo vissuto, della sua vita, che ha scritto in maniera mirabile, divertentissima, insomma, descrivendo con leggerezza un problema che insomma, molti hanno, molto pesante, però secondo me il messaggio quando è scritto in maniera ironica e leggera arriva sempre meglio, in maniera più incisiva e in maniera più bella. Poi mi è diventato romanziere, mi è diventato giornalista e sono diventato un suo fan. Io fino a poco tempo fa ero un fan sfegatato di Jeff Friedberg. E ora sono un tuo fan perché è molto importante, tu non lo conosci però Jeff Friedberg, non lo conosci. Non si frequenta. Jeff Friedberg, più che Giacomo è un trilogista, ma è meraviglioso. Leggilo. È più visto che una comunità nel senso che la cittadina di vista sarà capito sicuramente, no? Sì, 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 però ci ho parlato, sai? Però, tutto questo mi è più vicino, ovviamente. Jeff Ever è l'autore del collezionista di ossa, che a cinema ha interpretato Denzel Washington. Sì, lo conosco come sceneggiatore. Esattamente. Comunque, insomma, ormai dobbiamo cercare di mettere in scena questi e tra altre cose, quando io lo stavo leggendo l'opera, allora io ritengo, ma non perché sia qua, la tradizione comica, vabbè, parliamo dell'Italia, però la tradizione comica napoletana in questo momento, secondo me Francesco Paolo Antoni, cioè io l'ho scritto là, è in una forma sublime, cioè lui qualsiasi cosa fa, poi quando viene a rifarsi, pure si sta là e ride. Che lui ride su quelle cose che fanno gli altri e fa ridere, cioè Francesco Paolo veramente nel solco dei grandi a Napoli, l'ultimo secondo me è stato Troisi, va bene,
poi ci stanno perché veramente non perché non staccare, dice, ma io scrivo Antonio, a parte che tu vieni una storia, poi ieri vedevo Arcore. Ma perché deve me ne dà, giusto perché. La storia è giusto per il fatto che ho cominciato tanto tempo fa. Io mi ricordo lui quando avevo vinto qualche cosa con Medic Group, per me era un. Dice, guarda, come si fa ad avere a fare con lui? Lui veramente ha avuto un successo clamoroso, perché faceva ridere ancora oggi il tormentone tuo. Ho vinto qualche cosa. Sì, è molto oggevole, sono molto lucingato e orgoglione di questo tormentone, perché insomma una volta si riusciva a creare, erano altri tempi, insomma la televisione era più incisiva, i programmi erano più forti, però sentire una mia frase dopo tanti anni è... Perché poi diciamo la deformazione, cioè noi facendo, io l'ho detto prima, no? Io vengo dal cabaret, tu lo sai, no? Sei venuto qualche volta ad onorarci a Peppi Night, no, Peppi Night quando veniva lui, gli facevamo, uno dice, non può pensare, io non l'ho portato stamattina a casa perché c'è tra Claudio e Amico, la fatica mi picchia, lui è amante locale di tripla, lui. Cioè tu qualsiasi cosa, vai al ristorante, uno va a casa del ristorante, ti può portare a fare la grappa oppure qualcosa di fino, un no, se gli porti il caldo di tripla, allora uno per te, uno per te, diventa un caldo di tripla. Se tu dicevi che è un caldo di tripla, io volte già sento. Io volevo andare a Casalatore, che tu lo sai, Casalatore è la regina del caldo di tripla. Ma è la madre del caldo di tripla. Allora caldo là, non si sente neanche con caldo di tripla, un editore vicino, ma c'è una brutta figura. Papa, grazie, sei troppo buono, hai detto delle parole bellissime. Tra l'altro, ecco, della eventuale, noi stiamo guardando un po' in giro, magari questa cosa succede davvero, la presentazione televisiva dei 7 più 2, perché in realtà c'è una cosa che poi altre scuole, quindi i commissari in qualche caso, in questo caso si ripetono appunto, ti affiderebbe il compito di interpretare Fabozzi, che è quello Fabozzi, no, diciamo, tra i tanti commissari maldestri è il più maldestro di tutti, e sono 20 anni che va in giro per il commissariato, dove viene trasferito alla fine di ogni indagine, è uno che combina cose assurde, fa gaffa di mondo di sicuro. Non so. Io questo, infatti, cioè lui può fare, potrebbe fare tutti, ovviamente, il Samaroni, perché poi una cosa è scriverlo sul libro, una cosa è sceneggiare. Il divertimento sceneggiare. Però quando io ho pensato il fatto dei commissari, ho detto, onestamente, se ne faccio uno, nessuno me lo fila, se ne faccio 7, qualcuno me lo fila, però ho cercato anche di andare contro il commissario che risolve sempre, no. Uno dei miei commissari non sta da risolvere, ha da la terra e deve essere trasferito. Allora mi sentiva uno, e poi dato che io sono, pure sono fantoziano, nel senso che io vengo dai libri di Paolo Villaggio, non dai film, dai libri di Paolo Villaggio, e sta tagliando come omaggio a Fantozzi, ha fatto Fantozzi. Ed è un fluso, potrebbe essere un fluso napoletano, che sta parlando di successo, che si fa scrivere, che si è sorpasso. Ma perché ti è piaciuto Martinelli, per esempio? Ma non mi è piaciuta la storia, mi è piaciuto il perroso, me lo sono immaginato carino, me lo sono immaginato tenero, me lo sono immaginato, insomma, mi ci vedevo, però effettivamente fa bozzi, non voglio fare fa bozzi. No, perché tu fai tanto, no? In televisione. Vabbè, faccio una cosa al mattino, certo. No, dico, tu fai tanto in televisione, però diciamo, cose di questo tipo. Non fatto, no, infatti, il personaggio su di te divertirebbe qualsiasi, ma lui lo dà per esempio in tenere come amico del papà e tuo papà effettivamente potrebbe essere, quindi tu mi piacerebbe, mi divertirebbe molto fare una cosa del genere. Adesso lui ci fa delle domande un po' più tecniche, non voglio andare programma, no, voglio dire che alla fine però questo Fabozzi è anche un po' sfortunato, no? Perché la terza delle sue mirabili imprese, in realtà il caso lo risolve, e siamo in una nave, quindi la situazione è molto complicata. È anche fortunato a recuperare alcuni indizi, perché si trova lì nel posto giusto, però si comporta bene, ma il disastro lo combina al questore che stava facendo tutte altre cose, quindi sembra che poi il destino di Fabozzi sia segnato anche sul piano dell'umorismo. E poi credo che una delle cose belle di queste storie sia il lavoro anche sui compilati. Ecco, si citava Martinelli, che ha il Don Agostino, questo sacerdote che è appassionato di bicicletta, davvero un personaggio travolgente. E anche Cesare, che in realtà è il cavallo dei Caltenuto,
è uno di quei personaggi, un cavallo con la diarrea, per capirci, e davvero ecco, riesce a dare a portarci subito in scena. Quindi l'umorismo non è soltanto sul commissario, sulle situazioni, e sui comprimari, sugli aiutanti, qualche volta anche sugli assassini, ma qui naturalmente sono gialli, ci stiamo zitti, non svegliamo troppo. Ecco, magari proprio su Cesare, visto che magari anche prima, o su Don Agostino, ecco, come nascono queste cose, questi tic, questi vizi? Nascono innanzitutto che è la parte, diciamo, che a me è più congeniale. Non era congeniale il giallo sul quale mi sono sforzato, anche perché scriverne sette che risultino poi completamente diverso l'uno dall'altro, no? Perché io ho evitato, per esempio, le telecamere di sicurezza, per esempio, se le metto in una storia, poi le posso mettere come risultanza in un'altra storia, quindi ci sta la stessa. Quindi già la parte del giallo è quella là che io ho avuto più difficoltà, nel senso che quando poi tu c'hai una storia in testa, la Milano insomma la metti su parte, no? Invece la parte del giallo, cioè, dicevo, faccio più passate quando scrivo delle cose, perché la parte del giallo io più o meno la tengo in testa. Poi quando ho finito, io ho saputo addirittura chi è che mi diceva: al terzo omicidio, lui si è venuto in mente l'indizio degli aghi di pino, per esempio, no? E questo è proprio differente con lui, no, la stessa cosa, però sono quei piccoli indizi che poi mi lasciano mettere nell'ago di pino e quindi ragazzi. Là devi metterci un poco più di, non dico di mestiere perché non sono un giallista, diciamo di inventiva. Sulla comicità è chiaro, io faccio, cioè, c'ho un nome come Paolo Antoni ha un nome che si rifà alla comicità, poco fa pure un Beckett, può fare pure Shakespeare, però lui in questo momento sarebbe una scelta, no? Esiste la teatro da salire, e salire, se la televisione non deve salire. Io devo salire, quindi perciò dice il Ratti Imperatore, io ci metto quanto più battute, anche perché io sono convinto che uno, allora se io mi incorro, faccio il comico e mi incorro Paolo Antoni nel suo stile, io perdo, perché Paolo Antoni è Paolo Antoni, cioè non è che io me lo posso mettere a spezzeggiare oppure a copiare. Se io mi metto a copiare a De Giovanni, io perdo in battenza, perché non lo so ci fare questa cosa, quindi mi devo trovare una strada mia se voglio continuare a fare questa cosa. La strada mia è la surrealità, innanzitutto, che pur quando tu parlavi del cavallo cadi a destra, perché poi là ci ho messo anche le battute, infatti per cavallo si è proprio un cavallo che non va alle ritorno. Cioè, un cavallo cadi a destra, mi interessa particolarmente. E questo è un altro commissario. Il mio fanno, che è un po' di fatto che cavallo. Ma una cosa che fa pure questo. È una cosa che... Possiamo fare una serie, infatti quando tu trasformisti, tu sei un trasformista, quindi io infatti io non trovo una serie, ho fatto un olio ieri sera, un olio, mi sono emozionato perché è veramente meraviglioso portare in scena, capito, una roba evocare, una cosa così grande, mi ha fatto emozionare. E lui ancora lui ha quest'anima sua che è gioiosa. Infatti quando io parlavamo con Calvino e con Pino Imperatore di tecniche del Calvino, Gianluca Calvino che è un professore, con Gianluca Calvino che è un professore, lui mi chiedeva tutte le tecniche da usare. Io lo giro con Auso, l'ho utilizzato. No, io non utilizzo, è chiaro, l'esperienza, perché se tu utilizzi tutte le tecniche di comicità usi. E io mi rifaccio alla mia esperienza che ho fatto. Ma sì, una tecnica è una roba che uno ha dentro e poi la esprime in un modo o nell'altro, non è chiaro. È chiaro, no? La comicità non è chiaro, si può usare un po' di tecnica, affinare delle cose, però è una roba più naturale. Anzi, adesso ci metti molta tecnica, perché se sì, le cose che fai pure stasera tutto è possibile. Vai la comicità dell'arte, ma non c'è una tecnica precisa. Ed è bello perché tu quando hai a che fare con queste persone qua, e io sono contento che con le cose che faccio me le dicono sempre, tu veramente respiri perché tu ti rendi conto che era una cretinata. Lui mi fece un messaggio visivo, un video, per quale lui dice infatti dei miei libri, lui veramente mi ha colpito, cioè nel senso non è che dice come a fare una cortesia, come a fare una cortesia, veramente perché lui poi, avendo provato, visto che il tuo messaggio è lento, ma tu cazzo fai Io veramente ho provato per qualche mese questa esperienza della disabilità e veramente ho capito che
è una roba enorme. Possiamo permettere di posto. C'è veramente un problema proprio, io mi sono sentito impossibilitato a fare tutto. Quindi, capite, c'ho una, ormai un'ammirazione nei suoi confronti enorme, perché lui condisce una vita meravigliosa nonostante bellissimo, bravo, complimenti. Tra l'altro, se ricordo bene, lei va attraversare lo stretto di Messina, sì. Una cosa che nessuno di noi proverebbe neppure, diciamo la verità. Volevo tornare, ecco, sul rapporto con l'umorismo, no? Perché poi mi diverte anche per capire come ragioni quando scrivi e approfittando della presenza di Francesco Colantoni, come si lavora a partire da un testo, perché quando si scrive, ecco, la mimica, la forza anche attoriale del personaggio non c'è, e quindi si tratta di comunicare attraverso una serie di vicende, una situazione comica, farla immaginare al lettore. Allo stesso tempo, poi quando si lavora a partire da un testo, bisogna aggiungerci molto di proprio per dar vita a quello che altrimenti resta soltanto sulla carta. Ecco, tu quando scrivi per la pagina scritta, quindi per il romanzo, per il racconto, rispetto anche al cabaret, quali sono un po' le differenze che noti? Ed è cambiato qualcosa in questi anni, visto che la tua scrittura era un'esperienza recente, insomma, sono pochi libri, anche se stanno andando molto bene, quindi ci sembra che sia passato da prima, ma in fondo si tratta di pochi anni. Rispondo io, rispondo. No, ma soprattutto lui ci dica che non lo vuoi. Io, vabbè, questo fa parte, no, delle tecniche, ma delle fissazioni personali. Cioè io ho, per esempio, non lo so se ti interessare, ho 4-5 block note, nel quale io appunto delle cose, io ho per esempio, non sto facendo una cosa, cosa riferita al vecchio Peppinati, prendo appunti su. Quindi se capendo, la penna perché è la prima cosa più immediata, quella che mi ha detto. Quindi ogni blocco ci sta le cose dentro e poi passo al computer, ma solo quando tengo la storia, perché veramente è così. E poi tu, infatti loro parlavano di scalette, cose, tutto è giusto, tutto tecniche, io non so, cioè nel senso, la storia io la tengo in testa, va bene. Però come la tengo. Cioè, è un fatto istintivo che fin quando non tengo, è chiaro, non è che tengo battuta per battuta, pagina per pagina, ma sicuramente tengo l'inizio, lo svolgimento e la fine. Questo, per esempio, non so se posso anticipare, sto scrivendo un romanzo nel quale improvvisamente i disabili scompaiono. Questo è il plot della cosa. Quando mi è venuta questa idea, io ci sto stato male, perché mi sono ricordato una volta con Nokia, io l'ho visto. Roberto Benigni, no? Quando fece un'intervista parlando della vita è bella, disse, non mi ricordo, Barbonica lo stava intervistando, disse io, quando ho avuto l'idea della Shoah trasformata in un gioco, io mi sentivo male, cioè non era che si andava a regolare, lo fa, lo voleva finire, perché l'idea era veramente sconvolgente, un film straordinario, che già l'avevo fatto, quando lo disse lui non lo sapeva. E comunque tieni questa idea, poi tu l'idea la tieni, chiaro, non so come si svolgerà, però già c'ho un inizio, un contesto e un finale, questo è sicuro. E poi è cambiato, nel senso che quando tu scrivi per questi qua, per i comici, se io scrivo per Antoni, scusate, devo dar conto allo stile, al carattere di Paolo Antoni. Io dico quante battute io scrivo e poi non vanno bene per i loro bambini, io non butto mai nulla, perché poi lo so che arriverà qualcuno che la utilizzerà. Io l'ho smesciuta, una volta io feci una battuta del Peppe, io mi dicevo di scrivere, stanno eliminando tutte le... ho detto a mio padre, papà, stanno eliminando tutte le auto blu, e il padre mi rispose, come lo fu, chiaramente un portone. Questa era la battuta, molte persone la tossero, Peppe la portò a Italia Luna Colorado, ci fece un promo con questa cosa avendo portato. Quindi insomma dipende anche da come tu stai scrivendo. Quando invece scrivi da solo dici oh, basta, cioè nel senso poi scrivo tutto quello che mi viene in mente, se sbaglio sbaglio di mio, però se vado bene di mio. Cioè visto in un libro di calcio mi sembra tu, ha messo le mani lei, però diciamo il libro lo scrivo. Questo c'è, nel senso che dice Francesco prima ma male scritto una stronzata, va bene, ho scritto una stronzata. No, alla fine mo hai scritto cose mirabili, molto davvero.
Grazie per la stima che hai di me. Grazie.